Ciao a tutti, buonasera. Allora, partiamo con la diretta di oggi che sarà un argomento, secondo me, anche un pochettino sottovalutato, però super interessante perché è la depressione postparto. Quanti di voi ne hanno sofferto? Magari anche inconsapevolmente, no? Perché comunque sono tutti sintomi particolari, anche abbastanza subdoli, no? Che possono verificarsi in questa fase così particolare della vita di una donna. Che la maggior parte delle volte, come dicevo, sono sottovalutati sia dalla donna che li sta vivendo, che dal partner, che dalla persona che mi sta seguendo in gravidanza, o che mi ha seguito in gravidanza e che mi sta seguendo dopo, no? In realtà esistono diversi livelli di depressione, alcuni normali, altri un pochettino meno. Adesso li analizzeremo un pochettino tutti quanti, così almeno avete una sorta di panoramica di quello che effettivamente può succedere. Partiamo dal presupposto che una situazione di tristezza abbastanza costante, con un periodo di grigiore, chiamiamolo così, subito seguente il parto, è abbastanza normale, prende il nome di baby blues o maternity blues, chiamate con certe voglia, comunque generalmente sono chiamati baby blues, ed è caratterizzato proprio come dicevo, è un periodo che si caratterizza per una tristezza abbastanza costante. Transitoria però, quindi una cosa assolutamente passeggera, che colpisce tantissime mamme, quindi sapete che è una cosa abbastanza normale. Adesso vi dico anche le cause, così almeno capite un attimino. Tantissime mamme, ma nell'ordine del 50-80%, quindi capite che più della metà delle donne che hanno partorito generalmente sono disturbate da questo periodo di tristezza transitoria. È brutto, no? Per chi lo vive, perché dici, porca miseria, ho partorito, dovrei essere felice, dovrei stare bene, godermi mio figlio, godermi mio marito, la mia famiglia, tutto quanto, sono tutti contenti, io no. Quindi davvero la sensazione delle mamme è questa, no? Il fatto che comunque ci sia questa tristezza costante, questa sorta di senso di inadeguatezza subito seguente al parto, ha un'insorgenza abbastanza veloce, nel senso che comunque generalmente si verifica subito dopo il parto, può durare anche una settimana, 10 giorni dopo, quindi la caratteristica è proprio l'essere transitorio, quindi una cosa che come arriva se no. Prestare attenzione ovviamente a questa cosa, oltre che alle persone che ci stanno attorno, anche il professionista, no? Quindi quando poi vado a fare la visita di controllo postparto, se c'è qualcosa, ditelo. È una cosa di cui le mamme si vergognano. Sono sincera, ovviamente l'ho passato anche, ovviamente, perché io ho avuto tutto. È un periodo che ho passato anch'io, ma come tutte le mamme che mi ha sofferto, ovviamente, magari ripensandoci, dice, caspiterina, è vero, però come dicevo, è una cosa di cui le mamme si vergognano, no? Generalmente anche il fatto di pensare di avere il superpotere di fare qualsiasi cosa e non chiedere aiuto può essere destabilizzante da quel punto di vista, perché comunque dopo il parto, ragazze, l'aiuto c'è bisogno, c'è poco da dire. Quindi il fatto di poter chiedere aiuto al partner, alla mamma, alla suocera, alla zia, alla famiglia in generale, è una cosa assolutamente positiva. Quindi se potete farlo, non vergognatevi di quello che vi sta succedendo, perché comunque è una condizione assolutamente normale, ma chiedetelo questo aiuto, cioè non vergognatevi nella maniera più assoluta. Le cause, come dicevo, sono diverse in realtà. Prevalentemente è stato attribuito questo periodo di tristezza al calo ormonale brusco che c'è dopo il parto, no? Quindi estrogeni e progesterone che erano a livelli altissimi durante la gravidanza fanno dopo il parto e di conseguenza questa sembra essere la causa principale. In realtà ci sono anche altri fattori, il fatto che comunque si sta attraversando un periodo di cambiamento, no? Quindi c'è anche un pochettino di stress psicofisico legato al cambiamento, legato al tornare a casa, oddio come lo gestisco, soprattutto se è il primo figlio, Quindi diciamo è una cosa, come dicevo, abbastanza normale. Anche il fatto di aver avuto un travaglio, un parto, magari un pochettino operativi o con delle complicazioni, piuttosto che sicuramente aumenterà un pochettino il rischio di questa cosa, ma come vi dicevo è abbastanza normale. Il fatto anche di trovarsi in una situazione completamente nuova, come dicevo, il fatto che magari in casa ci siano dei contrasti col compagno, con dei familiari, come già vi accennavo prima, non sono punti a favore. Come vi dicevo però è normale, no? Quindi è un periodo generalmente transitorio ed è una cosa che chi ha vissuto lo sa, generalmente in una decina di giorni poi si risolve tutto, ok? Quindi questa è la forma più lieve in assoluto,
come dicevamo, è classificata come normale. Esistono altri gradi di depressione o altri gradi di disagio psicologico, ovviamente che si possono manifestare dopo il parto. In realtà, sono due fondamentalmente: la depressione post-parto vera e propria, adesso vi spiego le caratteristiche, e la psicosi puerperale, che è grave, una patologia psichiatrica vera e propria. Quindi adesso comunque le analizziamo un pochettino. La depressione post-parto in realtà si distingue un pochettino dal baby blues, perché intanto i sintomi sono più severi, no? Quindi è vero che c'è stanchezza, irritabilità, insonnia, mancanza di appetito oppure appetito eccessivo, senso di inadeguatezza, senso di inadeguatezza anche nei confronti del bambino, quindi io non sono in grado di gestirlo, tutta una serie di sintomi che sono caratteristici comunque della depressione classica, no? Però che ovviamente, essendo che si verificano nel postparto, possono essere anche nei confronti del bambino vero e proprio. Il calo dell'attenzione, la difficoltà a concentrarsi, insomma, questi sono tutti sintomi comuni, nel senso che nel baby blues ci sono, non ai livelli però della depressione vera e propria. Si caratterizza, cioè si differenzia dal baby blues intanto per il periodo in cui salta fuori, perché come dicevamo, il baby blues normale, transitorio, dura una decina di giorni, di andare risolto. La depressione vera e propria in realtà ha insorgenza abbastanza tardiva, nel senso che tende a saltare fuori dopo circa 3-4 settimane dal parto. Occhio, perché comunque la depressione, ma questo non solo nelle donne post-parto, anche sempre, se non trattata, se non riconosciuta, può anche cronicizzare, no? Quindi può anche succedere che, ok, ce l'ho avuta post-parto, ma non l'ho gestita, quindi me la porto poi dietro. Quindi mi raccomando, come dicevo, ai familiari, alle persone che stanno attorno, cercate di riconoscere questi sintomi, cercate di capire se la donna può davvero aver bisogno di un aiuto dal punto di vista psicologico, perché insomma di questo si tratta poi nella depressione vera e propria. La percentuale delle donne colpite non è bassa, sono circa il 10-15% delle donne, ed è, come dicevo, una patologia vera e propria, no? Che comunque necessita di un intervento. Se il baby blues, come dicevamo, spesso non necessita di un intervento e si risolve spontaneamente, qui può essere necessario comunque l'intervento di una persona, di uno specialista, non necessariamente di uno specialista psicologo, psichiatra, ma di uno specialista, anche può essere anche, che ne so, un ginecologo che vi ha seguito in gravidanza, che magari quando state facendo la visita post-parto vi scoppiate a piangere in faccia e dice: ok, c'è qualcosa che non va. Ok, come dicevamo, i sintomi bene o male sono quelli, quindi irritabilità, preoccupazione eccessiva, tristezza, proprio tristezza abbastanza importante, disturbi del sonno, disturbi dell'alimentazione, stanchezza, debolezza muscolare e nei confronti del bambino il senso di inadeguatezza, prevalentemente, no? Quindi, oddio, non sono in grado di allattarlo, non sono in grado di gestirlo, non lo voglio. Anche, no? Può succedere anche questo, sentirlo come un peso, sentire come qualcosa che ho da gestire ma che non sono in grado. Ok? Quindi questi sono i sintomi ovviamente più comuni. Possono avere ovviamente diversi livelli di gravità, ma in ogni caso, in questo caso, è sempre necessario l'intervento di qualcuno. Okay, quindi, come dicevamo prima, è importante per i familiari, il partner, piuttosto che riconoscere se ci sono dei sintomi di questo tipo e gestirli per tempo. Okay? Anche perché, come dicevo, può cronicizzare, quindi può anche durare 3, 6 mesi, 1 anno, 2, 5, quindi diventare una cosa di cui in realtà poi si fa fatica a liberarsi se non si interviene per tempo. Le cause in realtà, boh, nel senso che non sono chiare. Non ci sono delle cause specifiche, ma ci sono diversi fattori di rischio. I fattori di rischio sono fondamentalmente, ce n'è uno che tra tutti è forse il più importante, che è il fatto di averne sofferto in precedenza. Quindi se io come donna, magari sono alla mia prima gravidanza, al mio primo parto, ma ho già sofferto in precedenza di attacchi di panico, disturbi d'ansia, di depressione vera e propria, di problemi di psicosi di vario genere, comunque problemi psichiatrici, in realtà si è proprio visto che queste donne hanno ovviamente un rischio aumentato di sviluppare questo problema nel postparto. Gli altri fattori di rischio ovviamente sono, beh, al di là della caduta degli ormoni, che comunque c'è e permane per diverso tempo, come abbiamo visto anche nella scorsa diretta, no?
che si torna subito come si era prima. Ci sono anche altri fattori di rischio, come la stanchezza cronica legata magari al fatto che non sto dormendo, ci sono dei ritmi nuovi imposti dal bambino ai quali magari io non ero preparata. Quindi anche il fatto di avere delle aspettative, di oh che figata, ho partorito, torno a casa, dormo come dormivo prima, in realtà sappiate che ovviamente cambia tutto, cambiano gli equilibri familiari, cambia l'equilibrio del rapporto col partner, cambia tutto. Quindi nel postparto sappiate che comunque i cambiamenti, che li vogliate o meno, si verificano. E il fatto magari di non aspettarseli o di aspettarseli ma non come poi nella realtà saranno, sicuramente anche questo è un fattore di rischio, no? Quindi se pensate che sia in un modo poi in realtà è peggio, in realtà aumenta un pochettino il rischio. Si è proprio visto anche che delle personalità, quindi le persone che hanno già una bassa autostima propria o che hanno un carattere irascibile, particolarmente, come dicevo, irritabile, permaloso, o comunque le persone anche particolarmente perfezioniste, no? Hanno un rischio un pochettino più alto, e ci sono anche dei fattori di rischio, chiamiamoli così, sociali, legati al fatto prevalentemente di non avere supporto, no? Quindi se io non ho il supporto, sicuramente non ho a chi chiedere, non ho persone che mi prestano attenzione, e di conseguenza la cosa ovviamente rimane lì, inesplorata, inanalizzata, e ovviamente si può aggravare, può peggiorare e cronicizzarsi col passare del tempo. Anche i fattori economici influiscono. Si è visto che le famiglie, le donne che hanno uno scarso livello economico, in realtà hanno un rischio un pochettino più alto. Ok? Quindi questi sono principalmente i fattori di rischio. I papà, ragazze, sappiate che ne soffrono. Adesso apro una parentesi papà, però in realtà è stato studiato negli ultimi anni che anche i papà sono soggetti alla depressione postparto. Cioè non è che siamo solo noi, siamo tutto noi. Anche i papà comunque possono soffrire di questo disturbo. In realtà le percentuali, la percentuale dei papà colpiti varia in base anche alla percentuale delle mamme colpite. Vi spiego. In linea di massima sono il 2% dei papà, che comunque non è una cifra altissima, ma non è neanche così bassa. Quindi comunque sapete che di per sé già circa il 2-2,5% dei papà possono soffrirne. E il rischio aumenta nel momento in cui la mamma ne soffre. Quindi, visto che comunque siamo un nucleo di familiari, di persone che dovrebbero sostenersi a vicenda, se io sto male anch'io. Cioè, per solidarietà, diciamo così, no, però davvero per farvi capire che se la mamma soffre di depressione postparto, in realtà il papà ha circa il doppio del rischio di soffrirne. Nel papà spesso si manifesta in maniera un pochettino diversa, nel senso che se la mamma è triste, angosciata e con un miliardo di problemi che si crea da sola, il papà invece reagisce spesso in maniera un pochettino diversa, con attacchi di rabbia, spesso cadono nell'abuso di alcol, nell'abuso di droghe, insomma hanno, come dicevo, delle reazioni un pochettino diverse, a volte possono avere anche dei sintomi fisici, quindi che ne so, stipsi, costipazione, piuttosto che la diarrea, piuttosto che non digerisco, piuttosto che mi è venuto mal di testa, che prima invece non ce l'ho mai avuto, cioè tutta una serie di sintomi fisici, chiamiamoli così, di adattamento alla condizione. Quindi ovviamente anche i papà hanno bisogno di una certa attenzione, no, in questo senso. Ci influenziamo a vicenda, ovvio che se il papà ha una sorta di depressione, comunque è un papà assente nei confronti della mamma, ovviamente la donna avrà un rischio aumentato di depressione. Se invece è un papà supportivo, presente, che comunque c'è, dà proprio supporto e il proprio aiuto, sicuramente le donne hanno un rischio inferiore. Una cosa importante, che comunque è stata studiata di recente, ma è importantissima secondo me sapere, è che le donne che allattano hanno un rischio inferiore di sviluppare depressione postparto. In realtà si pensa al contrario, perché dice oddio allatto, le difficoltà legate all'allattamento, in realtà al contrario. Si è proprio visto che l'allattamento al seno riduce il rischio di depressione postparto, fondamentalmente per un motivo, che è la prolattina, è l'ormone dell'allattamento, quindi l'ormone che produciamo quando si allatta, che si è visto avere delle caratteristiche protettive nei confronti della depressione, mentre invece le donne che non allattano hanno un rischio maggiore di sviluppare depressione postparto, spesso perché comunque le donne che non allattano magari, al di là del fatto che posso scegliere di non farlo,
ma magari stanno smettendo di allattare perché hanno avuto delle difficoltà legate all'allattamento e di conseguenza delle problematiche particolari per le quali non possono continuare ad allattare. Questo si è visto che comunque influisce sull'insorgenza della depressione postparto, ok? Quindi l'allattamento al seno in realtà è un fattore protettivo nei confronti di questa cosa. Come si cura? Sicura, nel senso che, come vi dicevo, se il maternity o baby blues sono normali e si curano da soli, questa no. C'è bisogno di supporto, ovviamente in base alla gravità della situazione ci sono diverse soluzioni terapeutiche. Diciamo che è stato dimostrato che il dialogo, ragazze, ma il dialogo anche con altre mamme che ne hanno sofferto, altre mamme che hanno attraversato lo stesso periodo, in realtà ha una valenza terapeutica importante. Perché comunque la donna non si sente sola, no? Sente che c'è qualcuno che ha vissuto la sua stessa condizione, sente che non c'è motivo di vergognarsi di questa cosa, ma che il cercare aiuto è sicuramente importante per la risoluzione del problema e di conseguenza si riesce a gestire molto meglio. Il colloquio, ovviamente, come dicevo, può essere con un'altra mamma, può essere con l'ostetrica, può essere col medico, che magari non ha tanto tempo da dedicarvi, ma questo è un altro discorso, può essere con lo psicologo, può essere con lo psichiatra. Quindi in realtà, come dicevo, in base alla gravità del problema si sceglie un pochettino poi il percorso terapeutico da fare, ma non tenetevela, non vergognatevi di parlarne. Se state male, ditelo, ditelo a lui, ditelo alla mamma, ditelo, ditelo a chi ci avete voglia, però comunque iniziate a dirlo, iniziate a parlarne, perché come dicevamo il parlarne è la prima cosa da fare, ok? Quindi in realtà tenete bene conto di questa cosa. La depressione postparto si è anche visto essere legata a problemi nello sviluppo del bimbo, no? Quindi anche il fatto che, ovviamente, se io non sto bene, non riesco a gestirti bene, tanto è bambino, inteso, no? Quindi può essere che il bambino possa sviluppare delle problematiche nello sviluppo, che ovviamente a seconda dell'età che ha cambiano. Ciao Maddalena, depressione postparto. come dicevo, a seconda dell'età possono cambiare. Ovviamente se è un neonato magari sarà irritabile pure lui, perché comunque loro percepiscono il nostro stato d'animo, eh? Quindi se io sono irritabile, incazzata come una biscia tutto il tempo, oppure triste, in realtà loro lo percepiscono e spesso ovviamente tendono a fartelo capire, nel senso che cioè, non stanno bene, no? Dimostrano il fatto di non star bene. Come lo fanno? Con problemi del sonno, le coliche, problematiche nello sviluppo psicomotorio. Generalmente ci sono tutta una serie, come dicevo, in base all'età di problemini che possono manifestare. Quindi se noi stiamo bene, di conseguenza stanno bene anche loro. Quindi non dobbiamo farlo solo per noi, dobbiamo farlo anche ovviamente per tutte le persone che ci stanno attorno. Ok? Esiste il terzo, adesso è una diretta che spaventa un pochettino in realtà, però trovo sia normale perché ne parlano poco. Ai corsi preparto di accompagnamento alla nascita, chiamate come ci avete voglia, se ne parla poco. Tante mamme si ritrovano a vivere una situazione di questo tipo, anche se fisiologica, quindi come il baby blues, che è normale, e dicono ma che cacchio mi hai preso, cioè, cosa mi sta succedendo? E ovviamente non sanno far fronte a questo tipo di situazione, non sapendo che è assolutamente normale. Quindi il fatto, come dicevo, di sapere quali sono i sintomi, che cosa ci succede, qual è anche la tempistica di insorgenza di questi sintomi, ci fa un attimino capire come possiamo muoverci e come dobbiamo muoverci. Ok? Il grado più grave, quindi per chiudere in bellezza e in felicità, di depressione è una patologia psichiatrica vera e propria che si chiama psicosi puerperale. Allora, la psicosi, come dicevo, è la forma più grave, grazie a Dio non è così frequente, ma insomma, colpisce una donna o due ogni 1000 parti circa. La caratteristica di questa patologia è che è insorgenza abbastanza precoce, nel senso che di solito arriva generalmente un paio di giorni, quindi 48 ore dopo il parto, ma può manifestarsi fino a 2-3 settimane dopo. Quindi insorgenza abbastanza precoce. Si differenzia dalla depressione perché i sintomi sono un pochettino diversi. Le mamme che soffrono di psicosi puerperale sono agitate, irrequiete, disorganizzate, non riescono a dormire e è resistente a qualsiasi tipo di cosa che io metto in atto per cercare di dormire. Fluttuazioni dell'umore importanti. La caratteristica della psicosi principale, che la differenzia dal resto,
e che spesso ci sono allucinazioni, che possono essere uditive, generalmente uditive, quindi ho sentito quella voce che mi diceva di fare quello, anche visive, quindi anche proprio la presenza delle allucinazioni che ci fa dire ok, allora qui c'è qualcosa davvero che non va. Generalmente si ha proprio anche una preoccupazione eccessiva nei confronti del bambino, dei deliri, cioè tutta una serie di complicazioni legate, cioè della depressione, no? Quindi tutta una serie di cose gravi che comunque vengono percepite anche da chi sta all'esterno. Se la depressione è facile da nascondere, questa no, cioè le capite, ok, è abbastanza papabile come cosa. Sono quelle classiche donne che sentite l'ho messo in lavatrice, l'ho buttato dal balcone, o che comunque possono farsi del male, adesso io sto scherzo, ma comunque la psicosi è caratterizzata dal fatto anche che c'è un rischio alto, molto alto, che queste mamme possano farsi del male, quindi far del male a loro stesse o far del male al bambino. Ovviamente l'intervento è diverso, cioè parlarne non basta, assolutamente, l'intervento deve essere psichiatrico vero e proprio, quindi generalmente la terapia non è più il dialogo, non è più l'antidepressivo, ma comunque, cioè generalmente è proprio una terapia farmacologica anche abbastanza importante. Spesso si rende necessario il ricovero in ospedale e l'allontanamento dal bambino, fino a che la madre ovviamente non recupera e non sta meglio, quindi insomma, come dicevamo, è quella più grave in assoluto. Altre cose particolari da dire in questo senso? No, ovviamente il fatto di essere allontanati dal bambino in una situazione di questo tipo non è proprio il massimo, anche proprio nel poter gestire questa cosa. Tanto è vero che ci sono delle controversie nei confronti di questa cosa. Spesso nei confronti di queste mamme si mette in atto quello che è il TSO, quindi il trattamento sanitario obbligatorio, ricovero ospedaliero, ovviamente allontanamento per un certo periodo dal bambino, ma non tutti sono d'accordo nel fare questa cosa, perché comunque il bambino in realtà, quando c'è una terapia e c'è una sorta di aiuto nella gestione di questa cosa, può anche essere d'aiuto, ok? Quindi ci sono un po' di controversie nella gestione di questa, però sappiate che è una patologia vera e propria e che non va assolutamente sottovalutata, ok? Ora vi ho spaventato abbastanza, però davvero sappiate che comunque ci sono queste cose che non sono così infrequenti, no? Perché ne sentite parlare già, quella soltanto di depressione. In realtà avete visto che le percentuali non sono così basse, ecco, quindi come dicevo, il fatto di sapere che esistono e sapere di poterle gestire, insomma, è essenziale. Ok, io colgo l'occasione, intanto vi ringrazio per avermi seguito come al solito, se avete delle domande, ovviamente è un argomento abbastanza delicato, no? Quindi se avete delle domande sono cosciente che non possiate farmele qua, fatemele pure anche in privato senza nessun problema, e basta. Allora io vi do l'appuntamento al prossimo venerdì, intanto per la prossima diretta, e colgo l'occasione per farvi gli auguri di buona Pasqua, Pasqua, Pasquetta, divertitevi, cercate di, sai, spensierati, si rientra al lavoro. Quindi, per qualsiasi cosa, come dicevo, fatemi sapere, buona serata a tutti.